Quando ho letto il tuo commento sono stata onorata perché ho visto che sei una ragazza giovane e sapere che posso essere d'esempio a una della tua età mi fa veramente tanto piacere, ma sono sicura che tu sarai meglio di me. Però permettimi, come figlia, come se fossi mia figlia, di dirti alcune cose. Questo mondo non è facile. Forse più avanti avrai delle crisi adolescenziali, se non le hai già. E ti sembrerà che i tuoi genitori sono i tuoi nemici, ma non è così. Non c'è al mondo una persona che ti ama più di loro. Solo loro darebbero la vita per te. Se finora sei stata tranquilla, sei cresciuta e non ti è successo niente di brutto, è perché loro sono stati sempre là e continueranno a farlo. Guarda bene chi ti vuole bene e chi non te ne vuole. Essere donna non è facile. Ci vuole tanto lavoro. Essere donna è un privilegio, ma anche una grande fatica. Devi lottare più di un uomo per affermarti lavorativamente. Devi avere più tenacia, devi avere più competenze, devi avere più caparbietà, devi avere più carattere, soprattutto se sei una bella donna. Perché in campo lavorativo essere una bella donna non è sempre un vantaggio. A volte possono percepire qualcosa di diverso. Pensare che tu sia tutta estetica, ma tu dimostrerai l'incontrario. Cerca di essere una donna indipendente, trova un lavoro che ti piace, impegnati, studia per quel lavoro. Qualsiasi cosa vorrai fare, farla con passione. Trova un uomo che non ti completi, hai capito bene? Non devi essere completata, ti completi da sola. Devi trovare un uomo che aggiunga alla tua vita. Qualcuno che faccia diventare la tua vita meravigliosa. Non ti accontentare. Non ti accontentare mai. Nelle amicizie, nel lavoro. Non ti accontentare mai nella vita. Sogna. E sogna sempre più in grande. Non permettere mai a nessuno di dirti che i tuoi sogni non si possono avverare. Non mollare mai. Non basare mai la tua felicità sulle persone. Perché le persone vanno e vengono. Basa la tua felicità su te stessa. Amati, perché con questa persona tu ci devi stare tutta la vita e le devi volere bene, te ne devi prendere cura, la devi ascoltare, la devi perdonare, perché a volte sarà fragile, ma è umano. L'importante è che poi si rialza, ma tu le devi stare accanto. Devi cercare di conoscerla il più possibile, devi sapere tutto di lei. Sappi che tu non sei perfetta. Nessuno lo è, e non cercare di esserlo, perché sono proprio le nostre imperfezioni che ci rendono diverse. Non sentirti mai sbagliata, mai inadeguata, mai troppo. Ricordati che i problemi e le difficoltà sono solo opportunità. Sono opportunità che ti fanno capire di quanta forza sei capace. Coltiva la tua testa, il tuo cuore. La tua anima. Rimani sempre una persona umile. Ricorda che qualsiasi persona può darti sempre qualcosa. Chiunque. Sii sempre educata, sii sempre rispettosa. Perché l'eleganza, la dolcezza e la cultura sono quelle cose che ti portano lontano nella vita. Preserva il tuo cuore. Non darlo a chiunque. Valuta bene prima di amare. Ma se ami, ami alla grande. Ama senza ritegno, ma ama per essere amata. L'amore è reciprocità. Ricorda, l'amore non è sofferenza, l'amore non è possesso. Innamorati di qualcuno che voglia renderti libera, libera di migliorarti, che gioisca delle tue gioie, che ti aiuti nelle tue sofferenze. Vivi la vita, fai tutto quello che ti va. Non ti far imporre nessuna etichetta da nessuno. Non rimanere nell'ombra perché a qualcuno dà fastidio che tu splendi. Splendi sempre. La vita è una montagna russa. Si sale, si scende, poi si va un poco piano, poi si corre. Ma tu rimani sempre fedele a te.
Non cambiare. Rimani fedele a te stessa, ragiona con la tua testa, ascolta tanti consigli, ma poi ragiona con questa, non farti plagiare mai da nessuno. Sii meravigliosa. Fai della tua vita il tuo capolavoro. Fai sì che ogni giorno che tu ti guardi allo specchio possa dire: questa donna mi piace. Mi piace cosa fa questa donna. E quando non ti piacerai, perché non ti piacerai tante volte, coccolati, prenditi cura di questa donna che sei. Perché essere donna non è facile, è faticoso. È la cosa più bella che possa mai capitare, essere donna. Ma è difficile. Ma del resto, noi donne, devi sapere una cosa. Possiamo sembrare tutte diverse. Una ti può sembrare vestita meglio, l'altra ti può sembrare snob, un'altra ti può sentire o sembrare poco curata. Ma ricorda, tutte le donne hanno due cose in comune. Due, il cuore. Tutte le donne amano e soffrono allo stesso modo. Tutte le donne pensano, ragionano e cercano di farsi forza. Non è il vestito che rende una donna diversa dall'altra, ma il modo in cui affronta la vita. Affrontalo con coraggio. Se hai paura di qualcosa, affrontalo. Ora voglio raccontarti una cosa che mi è successa. All'ultimo evento dove sono andata per parlare contro la violenza sulle donne, dovevo fare un monologo. Io, che faccio video, che hanno fatto milioni di visualizzazioni, ero tesissima. Mi tremavano le gambe. Mi sembrava che la voce si bloccava. Ho fatto video, sì, ma da sola in camera da letto, davanti a un telefono. Parlare a tanta gente mi inquietava. Sono una persona emotiva. Ci combatto da quando ero piccola sulla mia emotività. Quando facevo le gare di judo e poi ho vinto due europei. Quando cercavo di non andare in depressione perché non avevo figli. E oggi sai che faccio? Ogni volta che ho paura di qualcosa, mi impongo di affrontarla. E poi dopo sono fiera di me. Dopo che ho fatto l'evento e ho parlato davanti a tutte quelle persone, gridando ciò che avevo dentro, mi sono guardata allo specchio e mi sono detta: hai visto? Ce l'hai fatto pure stavolta. Io voglio che tu sei quella donna che allo specchio si piace, quella donna che ti stima. Ti auguro tutto il bene del mondo. Sii grandiosa. Buona vita.